Beh, che a voi potrebbe anche far piacere essere vincolate, però salutiamo anche Crazy Robby alla fiera dell'ex per due soldi, una malgasciona, un catranista alla famosa fiera dell'ex, alla fiera dell'ex, una malgasciona per tre soldi, un catranista compro. E quindi cerchiamo di capire un attimino, cerchiamo di capire un attimino, salutiamo anche Borderline, Michele Bottero e Mister X, cerchiamo di capire un attimino diciamo, in che modo ti vincula il narcisista, perché voi godete nell'essere vinculate dal narcisista. E quindi questo è un punto fondamentale, no? Allora, cerchiamo di capire quali sono le forme manipolative. Ovviamente voi non dovete farvi vinculare dai narcisisti. Nel frattempo vi ricordo che se volete dare un sostegno al canale potete cliccare sul tastino col dollarino e dare un piccolo sostegno al canale. Se volete abbonarvi per fare domande, diciamo, per avere tutti i vantaggi degli abbonamenti, potete cliccare sul tastino abbonati. Allora, cerchiamo di capire un attimino, noi probabilmente viviamo in una società che sta diventando sempre più narcisista, e spesso le persone che hanno una morale, quelle più sincere, buone, un po' sprovvedute, salutiamo Patrizia Perotti, si è sbrindellata, brava Patrizia. Hai fatto il pieno, brava. Poi ti svuoterai e andrai ad evacuare tranquillamente. Quindi diciamo che le mutazioni culturali incidono sui nostri comportamenti, sulle nostre aspettative, indirizzandoci verso nuovi modelli, no? E quindi alcune persone tendono a essere vittime dei narcisisti, che sono poi le persone più buone fondamentalmente. E i narcisisti manifestano delle maschere, hanno delle maschere sociali. Le maschere sociali vengono adottate, fanno parte un po' del meccanismo di difesa, salutiamo anche Cree, e diciamo, sono quelle che nascondono, no, il narcisista. Il narcisista si nasconde dietro alle maschere sociali. Ma dobbiamo tenere presente anche altri fatti che poi sono fatti molto importanti, sono fatti fondamentali, sempre parlando insomma di narcisista e di narcisismo, ci sono altri fatti che sono fatti fondamentali e nella relazione tossica del narcisista comunque presenta aggressività, sofferenza, mancanza di empatia, tende a impostare le relazioni nel senso di vittima carnefice. Quindi noi, intanto la prima cosa che devi fare è liberarti da eventuali, come possiamo dire, dipendenze economiche. Perché se dipendi economicamente da qualcuno, in generale, sei una poveraccia, sei una disgraziata. Quindi devi evitare di dipendere economicamente da qualcuno. Il campanello d'allarme è che stai avendo una relazione con una persona negativa, con una persona nefasta, è l'aumento dello stress. Se ti senti stressata, magari non dormi bene, insomma, vivi male fondamentalmente, allora devi tenere presente che probabilmente sei all'interno di una relazione tossica. Salutiamo anche Deborah. Ricordo intanto che chi volesse abbonarsi al canale può abbonarsi, chi vuole fare una donazione al canale può farla. Allora, per questo dobbiamo tenere presente che ci sono tante possibilità di capire se hai a che fare con un narcisista. I narcisisti usano spesso campagne di diffamazione nei tuoi confronti, cercano di screditarti, cercano di diffamarti, insomma, sono tutte cose che ti fanno capire che hai a che fare con questa tipologia di persona. I veri narcisisti ti vampirizzano. Tieni presente questo, ti vampirizzano, ti lasciano svuotata, ti lasciano senza energia. Per questo motivo, diciamo, tendono a passare da una vittima all'altra.
Salutiamo anche la nostra Sissi, un saluto alla nostra Sissi. Tendono a passare da una vittima all'altra, e questo cosa significa? Che diciamo i narcisisti non sono mai monogami, hanno sempre più di una relazione, tendono ad avere relazioni plurime. Questo è un punto molto importante, questo è un punto fondamentale. I narcisisti tendono sempre ad avere relazioni plurime, ma d'altra parte questo fa parte un po' del modo di fare del narcisista, perché dopo che ti ha vampirizzato per bene ti scarterà, perché la triade di comportamento del narcisista è idealizzazione, valutazione e scarto. E poi il ritorno, e poi il ritorno. Questo, salutiamo anche Manuel, questo è un punto fondamentale. Ovviamente ci sono due tipi fondamentali di narcisisti, ci sono, beh, diciamo che io ho individuato quattro tipi di narcisisti, ad esempio rispetto alla sessualità, sono la narcisuora, la narcizoccola per quanto riguarda le donne, il narcimoscio e il narcirocco per quanto riguarda gli uomini. Sono questi quattro tipi di narcisisti. Poi ovviamente in generale ci sono narcisisti overt e narcisisti covert. Quindi ci sono anche che rappresenta un po' lo stile cognitivo del narcisista. Insomma, il narcisista overt è supponente, deciso, mostra una percezione della realtà egocentrica. Tende a essere affascinante, seducente. Salutiamo Abdallah. Tende a essere affascinante, seducente, linguisticamente competente, tendenzialmente non è ignorante. Mentre il narcisista overt ha una conoscenza più limitata, scarsa capacità, autostima apparentemente bassa, ma poi alla fine sono uguali fondamentalmente. Anche per quanto riguarda la sessualità, l'overt è seduttivo, freddo, sessualmente disinibito. Ho salutato anche Deborah. Se sei sorda, con l'età sei diventata sorda e quindi non so cosa ci posso fare. Il narcisista covert ha incapacità di vedere il partner come una persona, ma diventa un erogatore, salutiamo anche Roxy, diventa un erogatore di emozioni. L'overt o narcisista inconsapevole ha bisogno di essere sempre al centro dell'attenzione, è un narcisista nascosto fondamentalmente. Comunque, dobbiamo tenere presente che dobbiamo imparare, il narcisista cerca di vincularti e cerca di vincularti pesantemente, saluto anche Chiara. Cerca di vincolarti pesantemente. Il narcisista comunque nell'overt, nel covert è fedele. Tenete presente questo, ma d'altra parte è naturale, no? La fedeltà, se pensiamo che la fedeltà, diciamo, non fa parte, no, del genere umano, gli uomini soprattutto tendono a non essere fedeli, anche le donne, diciamo, perché l'uomo, diciamo, tutti i mammiferi con dimorfismo sessuale sono poligami. La monogamia, se vogliamo, è una forzatura. Comunque, i narcisisti overt sono esuberanti, mentre i narcisisti covert sono timidi, silenziosi, e quindi dobbiamo imparare a smascherare entrambi, perché poi entrambi sono estremamente pericolosi. Entrambi sono estremamente pericolosi, sia l'overt che il covert. Hanno una pericolosità intrinseca. Scusate, spero che si veda nuovamente bene. Probabilmente si è bloccato un pochettino, ma adesso dovrebbe andare a posto. Quindi le fasi, diciamo, la seduzione del narcisista si manifesta attraverso love bombing, idealizzazione, e adesso dovrebbe andare. Ditemi se adesso va bene, adesso gira il pallino, adesso dovrebbe girare! Controllate! I narcisisti utilizzano
come modo di seduzione, il love bombing, l'idealizzazione, il bombardamento d'amore è una strategia usata dai narcisisti in ambito seduttivo, utilizzano spesso questa strategia. La vittima, diciamo, viene bombardata inizialmente di amore e affetto, e quindi soprattutto le poveracce disgraziate tenderanno a essere, diciamo, in buona fede, cadranno facilmente nella rete manipolatoria del narcisista. Salutiamo Pippoli. Poi il narcisista ti vincula anche idealizzandoti, no? Perché ti idealizza e ti rende come, diciamo, una persona fantastica. Tenete presente che però idealizza anche gli altri, no? Perché il narcisista perlomeno ha diciamo, una fidanzata, ha una fidanzata, poi ha la ex, che è sempre la vittima del momento, la fidanzata ufficiale, la moglie e diverse amanti. Quindi minimo il narcisista ha la moglie, la fidanzata ufficiale, la vittima del momento e poi altre donne, no? Quindi questo è un altro punto fondamentale. Salutiamo anche Crazy Robby. Quindi ha un harem fondamentalmente, no? E ripesca le persone man mano che ti scarta, il narcisista ti farà diventare, diciamo, una scimmia volante fondamentalmente, no? Utilizza delle punizioni, quando ti lascia cercherà di farti vivere il senso di colpa, per generare degli stati di dolore emotivo, cercherà di comunque flirtare con tantissime persone il più possibile e facendoti vivere la colpa di questo suo comportamento, cioè lui ti vincula e tu sei colpevole e più ti vincula più ti fa sentire colpevole. Questo lo fanno sia gli overt che i covert, lo fanno in modalità abbastanza diverse per il fatto che diciamo, il covert tende a essere un narcisista di basso profilo, mentre il narcisista, diciamo, overt è sensuale, di bell'aspetto, anche la donna overt, no? Abbiamo, come dire, overt, abbiamo il narci rocco e la narci zoccola. Narci rocco e narci zoccola sono overt. La femmina narcisista overt è una femmina sensuale, di bell'aspetto, può essere una donna in carriera, e mentre invece il narcisista, diciamo, overt è un super maschio fondamentalmente, e questa maschera tende a, come dire, mascherare appunto il fatto che dentro di sé si sente inadeguato proprio come maschio. Queste sono, mentre i narcisisti covert tendono ad essere ipomaschio o ipofemmina. Cioè, la modalità ipo dipende dal fatto che sono tipologie introverse e quindi si vittimizzano, esternano le loro afflizioni, hanno l'uso dell'affetto per, diciamo, per conquistare sessualmente una donna, perché fondamentalmente sono un po' narci moscio. Il narci moscio è quello che seduce la nostra Patrizia Perotti, ad esempio, che si aggancia sempre sul narci moscio, che ti dà affetto, ti fa sentire una donna di valore, ma poi sessualmente è un po' limitato, mentre invece il narci rocco è quello che, come dire, ti dice tu puttana stai zitta, però si presenta come trasgressivo, ti tromba alla grande, ma utilizza il sesso come se fosse, diciamo, uno strumento fondamentalmente per... utilizza il sesso come se fosse uno strumento di seduzione, a lui non interessa, non è un qualcosa di piacere, diciamo, lo utilizza semplicemente come modalità per lo utilizza semplicemente come per modalità di come possiamo dire, lo utilizza semplicemente come modalità per manifestare se stesso, per essere al centro dell'attenzione.
Normalmente variano anche fisicamente, no? Narci Rocco tendenzialmente tende a essere più atletico, gli piace tenersi in forma, mentre il Narci Moscio è più dimesso, e, insomma. E quindi comunque entrambi dopo la fase di love bombing che fanno diversamente, perché il Narci Rocco, diciamo, o il narcisista Overt utilizza, come dire, ricchi premi e cotillon, no? Durante la fase di love bombing, champagne e caviale, mentre invece il narcisista Over tende a eleggerti come donna angelicata, la donna o l'uomo, insomma, che può salvarlo o salvarla. Tra l'altro ci sono tante narcisiste, come possiamo dire, ci sono tante narcisiste. Come possiamo dire, ci sono tante narcisiste covert che cercano, diciamo, di non dandola sedurre fondamentalmente. Esatto, il Narci Moscio ha le gambine magre, le spalline magre, la panzotta da birra, bravo, crazy. Comunque, dopo la fase di love bombing fatta diversamente, che durerà il tempo necessario per generare dipendenza, inizierà a svalutarti, a manipolarti e a triangolarti. No, la triangolazione cosa vuol dire? Che porterà in gioco altre persone e come minimo metterà in gioco un'altra donna o altre due donne o uomo o un altro uomo. La triangolazione, diciamo, consiste nel portare avanti il gioco seduttivo su due persone contemporaneamente e facendo vivere anche i sensi di colpa. Ovviamente, se la persona che viene manipolata si sente in colpa perché l'altro mette in gioco un'altra donna, magari, come dire, inizia a essere più schiava, più vittima, più manipolata, no? Quindi il narcisista a quel punto lì ti tartasserà ulteriormente utilizzando il silenzio punitivo. Il silenzio punitivo è un'altra tattica che usa spesso, è ad esempio non ti parla per giorni, non ti risponde al telefono, e quindi utilizza, no, tutte queste strategie. Ovviamente cerca di generarti anche astinenza affettiva, no? Perché non dandoti affetto è probabile che tu entri, salutiamo la Nespolona, che tu entri in situazione di dipendenza affettiva ed è facile, no, entrare in situazione di dipendenza affettiva perché, diciamo, se da bambino o da bambina hai vissuto, diciamo, magari della dipendenza affettiva, perché i bambini hanno un naturale bisogno di accudimento, no, di riconoscimento. Se il narcisista non te lo dà e ti tratta come una pezza da piedi, tu ti senti veramente negativa, no? Poi cercherà di farti svergognare, di compararti in modo fallimentare rispetto ad altre donne e ti indurrà a fare un patto scellerato con lui, no? Perché quando tu arrivi a fare il patto scellerato col narcisista, a quel punto lì sei fregata perché metti tutto nelle mani del narcisista. E, tra l'altro, utilizzerà spesso delle, come possiamo dire, dei rinforzi negativi, ti mentirà costantemente, generandoti confusione, quindi ha un po' queste caratteristiche, no? Ovviamente devi tenere presente questo, no? Quando è che però il narcisista ha, come possiamo dire, appeal nei tuoi confronti o nei confronti di altre persone? Quando sei in presenza di una relazione significativa. Cioè, se tu lo ami, sei una cogliona, perché soltanto le persone che si innamorano sono più deboli. Quindi, se vivi una relazione significativa, sei una cogliona, sei una cretina. E quindi, allora, a quel punto lì diventerai dipendente. E quindi ti creerà una situazione di doppio legame. Ti genererà situazioni in cui tu ti sentirai, come dire, senso di colpa, no? Perché ti dirà: se ti lascio è colpa tua, oppure smettila, sei proprio una cretina, oppure ti dirà: se vado con un'altra è perché tu non sei una femmina, non sei femminile.
ti tratterà, diciamo, come una pezza da piedi. Questo è un punto fondamentale da tenere presente. Ti tratterà come una merda e quindi in questo modo ti vincolerà, ti metterà dei vincoli, ti metterà delle condizioni. Ad esempio, se sei una donna matura, no? E ti sei vestita magari un po' da giovane, cioè, ecco, cosa fai, cretina? Ti vesti come un adolescente? Oppure se invece ti vesti da donna matura, tenderà a dirti: ma cosa fai? Guarda, sembri una vecchia di 80 anni. Cioè, praticamente ti metti in situazione di doppio legame. Qualunque cosa tu fai, lo fai sbagliato, no? Ti metti in tiro, sei una troia. Ti metti un po' più dimessa, sei una testimone di Geova, per dire, no? E quindi praticamente il discorso non è soltanto un doppio legame, ma è un triplo legame. Qualunque cosa tu faccia, è ovvio che se tu temi il giudizio, il narcisista ci andrà a nozze. Tra l'altro, chi segue i miei seminari ha già scoperto, come ad esempio la nostra Patrizia Perotti, che è già da tanto che mi segue, che ci sono le triadi, no? Nelle triadi abbiamo la figura dell'ente giudicato, che sarebbe l'adulto significativo, che va alla ricerca diciamo, di essere giudicato, no? E quindi questo è importante. Per perfezionarvi su queste tematiche, sul canale Massimo Tramasco potete sottoscrivere l'abbonamento base, che con veramente una cifra simbolica vi permette però di fare tanti passi avanti. Ovviamente poi troviamo anche il gaslighting, no? Che è un'altra tecnica di violenza psicologica che è finalizzata a mettere in dubbio quelle che sono le tue capacità percettive, cognitive. Ti fa passare per cretina, giustamente ti fa passare per cretina. E poi devi tenere presente che ad esempio ci sono diversi tipi di vittime, perché i narcisisti selezionano con cura le loro vittime. Quindi se tu sei stata agganciata da un narcisista è perché probabilmente sei stata identificata come vittima ideale, perché le persone forti non vengono, sono come la criptonite per Superman, allontanano un narcisista, sono le poveracce, sono le dipendenti. Infatti le persone che più un narcisista cerca sono le dipendenti affettive, no? Le dipendenti affettive, la dipendenza è brutta, ci sono donne che sono dipendenti da tutto, no? Qualcuna affettivamente, qualcuna ad esempio da sostanza oppure da gioco, ludopatiche. E ad esempio personaggi che restano agganciate nelle relazioni anche con un partner freddo, indisponibile, che le tratta di merda. E poi ci sono tutti i codipendenti, no? I codipendenti sono persone che proprio vanno alla ricerca del carnefice, no? Vanno alla ricerca del carnefice. Questo è un altro punto fondamentale. Quali sono le leve della comunicazione manipolativa? Tenga presente che la comunicazione può essere informativa, io ti passo un'informazione, oppure può essere interattiva, c'è uno scambio. Oppure può essere manipolativa. La comunicazione manipolativa si basa, che ti piaccia o che non ti piaccia, sul ricatto. In questa relazione sussiste sempre un ricatto, che potrà essere emotivo, cognitivo, economico, no? Anche il ricatto economico è molto facile, ma solo se tu sei una deficiente che, anziché andare a lavorare, diciamo, stai lì a sperare di trovare uno che ti mantenga, ed è ovvio che sarai. Come dire, è lo schiavo che fa il suo padrone, questo dobbiamo tenerlo presente, no? Quindi sarai schiavizzata fondamentalmente. E il manipolatore, quindi il narcisista, agisce sulla paura dell'abbandono, sul senso di colpa, sulla paura del giudizio. Giudizio espresso da te stessa verso te stessa oppure da altri verso te stessa. Quindi userà a suo vantaggio la paura del rifiuto per punirti fondamentalmente, no? Ovviamente questo, oppure la comparazione fallimentare, ti farà pensare che tu, salutiamo la nostra Ghenettina, che tu fondamentalmente fai schifo, che sei una persona che non vale niente, perché la tua amica, quella bionda, alta e fica, è meglio di te. E tu invece magari sei mora, bassa e col culone enorme, no? Mentre invece lui dice: guarda, tu sei mora, bassa e col culo enorme,
A me invece, guarda quella che è bella, alta, bionda e terea, come dire, bionda, alta e fica, e tu no. Ecco, quindi utilizza la comparazione fallimentare per, diciamo, per farti sentire giustamente una merda, per farti sentire di basso valore, no? Per farti sentire di poco valore. E quindi ti mantiene in tensione, ti mantiene sotto scacco, ti mantiene con la spada di Damocle sulla testa, no? Il narcisista ti manipola mettendoti in una gabbia comportamentale. Ora, noi non sappiamo se è narcisista, se non è narcisista, però tu quello che devi fare è evitare di... Perché il narcisista ti dirà o fai come ti dico o ti lascio, e tu dovresti subito rispondere lasciami, levati dai coglioni, non mi interessi. Quindi, altrimenti il narcisista utilizzerà ricatti sottili, impliciti, espliciti, per generarti senso di colpa, per degenerarti paura. Tu devi mandare a fanculo in seduta stante, perché poi non hai altre possibilità. O accetti le richieste del manipolatore e rinunci alle tue esigenze, o rinuncia alle richieste del manipolatore e dai credito alle tue esigenze. Io vi suggerisco sempre di dar credito in qualunque circostanza alle nostre esigenze, perché noi dobbiamo dare sempre credito a quelle che sono le nostre esigenze, non dobbiamo dare credito ad altre situazioni, ad altre persone. Il narcisista, diciamo, non merita assolutamente niente. Molte persone, diciamo, magari non sono neanche narcisisti, ma sono manipolatori. Quindi, dobbiamo levarci dai coglioni tutte le persone manipolative. Dobbiamo tenere presente queste situazioni, è molto importante questo. E tieni presente che altrimenti sarai vinculato, perché il narcisista cerca di metterti sempre dei vincoli. Poi ovviamente può presentarsi, salutiamo Nespolo, l'abbiamo salutata, può presentarsi, diciamo, salutiamo Alessandra, in alcuni casi come seduttore, in alcuni casi come intimidatore, in altri casi anche si presenta magari come bravo ragazzo. Il seduttore, diciamo, è la figura classica, che all'inizio appare gentile e premuroso e poi invece in realtà diventa sempre più stronzo. Questo è un altro punto fondamentale, no? Quindi dobbiamo tenere presente tutte queste cose per levarci dai coglioni poi narcisisti, talvolta narcisisti anche intimidatore. E insomma, ci sono tante situazioni che dobbiamo tenere presente e la cosa importante è conoscere se stessi, perché se tu impari a conoscere te stessa, impari a toglierti dai coglioni questa monnezza, impari a toglierti dai coglioni questa rumenta, e ti sentirai molto più libero, molto più libera. Bisogna fare attenzione, no? Perché altrimenti, diciamo, dobbiamo riconoscere anche, scusate, dobbiamo imparare a riconoscere anche il narcisista dalla comunicazione non verbale. Perché la parte non verbale ci dà delle informazioni molto utili sul fatto che magari abbiamo a che fare con un narcisista. A livello non verbale, il narcisista tende ad avere uno sguardo fisso, uno sguardo rigido, ha un sorriso che gli occhi non ridono, talvolta un sorriso asimmetrico, ma lo sguardo, diciamo, è usato dai narcisisti per valutare la disponibilità delle vittime, quindi tendono ad avere uno sguardo fisso che talvolta potrebbe diventare intimidatorio, talvolta paralizzante, e la fissità oculare è una delle caratteristiche dello sguardo del narcisista. Poi ovviamente tu quando capisci anche dal livello non verbale, dalla rigidità, salutiamo anche Liliana, dei comportamenti che hai a che fare con questo tipo di persone, devi imparare a levarti dai coglioni. Persone del genere sono destinate a, diciamo, a generare danni fondamentalmente, quindi questo devi tenerlo presente, è un punto fondamentale. D'altra parte, diciamo, devi assolutamente evitare questa tipologia di persone e tieni presente che il narcisista comunque ha sempre comportamenti di questo genere, no? Anche da un punto di vista non verbale,
tende a essere rigido, ma poi anche verbalmente subdolo, no? Dissemina pettegolezzi, falsità, manipola i comportamenti, è controllante, ti dice è geloso, fa finta di essere geloso. Il narcisista fa finta di essere geloso, le persone gelose, devi levarti dei coglioni. Tutte quelle che si osano dirti, ma tu dove vai, cosa fai, parlavi con questo, parlavi con quello, e perché parlavi con questo, e perché parlavi con quello. Le persone gelose devi togliere dei coglioni per sempre. Per sempre, non devi mai dare una nuova possibilità, perché se tu dai una nuova possibilità a una persona gelosa, possessiva, che sia narcisista o no, ti rovinerà la vita. Quindi questo è importante, perché poi questi qui torneranno, periodicamente si manifesteranno. Quindi devi assolutamente toglierti dai coglioni totalmente le persone gelose, quelle che si permettono di dirti quello che devi fare, quello che non devi fare, chi devi vedere, chi non devi vedere, ma non mi hai raccontato questo, ma non mi hai detto quello, ma non hai fatto questo, ma non hai fatto quello. Devi assolutamente levarti dai coglioni. Le persone gelose sono estremamente negative, estremamente, diciamo, nefaste. Quindi questo è un punto fondamentale. Le persone che ti vogliono controllare, no? Visionando i tuoi social, cercheranno di controllare, se possono, la tua posta elettronica, il tuo telefono. Levatele dai coglioni per sempre. Non devi mai dare una seconda possibilità. Una seconda possibilità è una possibilità di troppo. Devi chiudere, mandare a fanculo istantaneamente e non dare mai e poi mai una seconda possibilità. E questo è un altro punto fondamentale. Perché tu diventerai poi un capro espiatorio, magari una capra espiatoria, perché scaricherà su di te tutta la sua rabbia, tutta la sua negatività, tutte le cose peggiori le scaricherà su di te. Quindi diventerai una vittima sacrificale, no? La vacca che viene sacrificata sull'altare. Quindi i narcisisti sono senza scrupoli, tendono a prevaricare gli altri, tendono ad essere arroganti contro gli altri. I narcisisti possono avere anche dei comportamenti perversi, possono anche essere seduttrici, usano la seduzione e l'erotismo, se sono persone che sanno farlo, per dominare, per confermare il loro ego. Hanno tutte queste caratteristiche e tu devi assolutamente evitare di dare credito al narcisista. Devi mantenere la tua autonomia, devi mantenere la tua autostima, devi mantenere la tua assertività, devi necessariamente essere una persona autorealizzata, non puoi essere dipendente dal narcisista, perché se sei dipendente dal narcisista verrai vinculata a sangue in tutti i modi, in tutte le posizioni. Devi liberarti dalla manipolazione. Tieni presente che molti narcisisti sono anche imprevedibili, hanno anche degli atteggiamenti che possono essere molto affascinanti, no? E abili, sono abili nel giocare con i sensi di colpa. Soprattutto gli overt sono anche bravi comunicatori, parlano in modo spigliato, quindi tu devi smettere fondamentalmente di soddisfare le sue esigenze, di levarti dei coglioni, non stare a pensare più a queste persone. Perché se voi state a pensare a queste persone, siete cretine. Eppure c'è pieno di donne o di uomini cretini che continuano a parlare di quello. Oh, sono tanto triste. Sto passando queste feste. Come sono triste. Non mi cerca. E questa è solo colpa tua. Entrerai in una situazione in cui il narcisista te lo butterà tranquillamente in quel posto, fondamentalmente. Devi smettere di soddisfare le sue esigenze, altrimenti lui scaricherà su di te ogni responsabilità, ogni negatività e si attribuirà tutti i meriti, diciamo. Tu devi liberarti dalla manipolazione. Questo è un punto fondamentale. Devi liberarti dalla manipolazione. Tieni presente, come dicevamo, che il narcisista poi sceglie certe persone, tende a scegliere
delle persone deboli, delle persone emotivamente fragili. Lui li riconosce anche attraverso lo sguardo, no? Perché, come dicevamo, il narcisista tende ad avere uno sguardo penetrante e attraverso questo sguardo riesce subito a capire quali sono le persone più deboli, quali sono le persone predisposte. Tieni presente poi che lo riconosci anche dalla comunicazione in generale. Noi narcisisti overt, ad esempio, tendono a parlare in modo continuo, con un flusso unidirezionale, no? Hanno uno schema comunicativo di un tipo e tieni presente che utilizzano anche tutti i sensi. Ad esempio, tutte quelle persone che si riempiono di profumi, no? Anche l'olfatto viene usato per imporre la sua presenza. Il narcisista o la narcisista donna non sempre, ma spesso possono utilizzare dei profumi molto intensi proprio per rimarcare anche a livello olfattivo la loro presenza. Quindi devi riconoscere tutti questi segnali, che magari non è un unico segnale che, come dire, una rondine non fa primavera, ma se le rondini diventano tante, le incominciano a far primavera, no? Quindi devi rendere inoffensivo, diciamo, il narcisista levandotelo dai coglioni, fondamentalmente. La cosa più saggia è interrompere categoricamente il rapporto. E se non ci riesci, sei una cogliona. Questo è un dato di fatto, no? Quindi, perché poi i narcisisti sono invidiosi, vanitosi, egocentrici, cercano conferme, ti squalificano, ti svergognano, utilizzano la manipolazione verbale, la manipolazione non verbale, sono abili spesso a darti anche indicazioni sbagliate, no? Il narcisista overt è specializzato in monologhi e non ascolta le opinioni degli altri. La tua opinione sarà ignorata, svalutata, screditata, non si assumerà mai la responsabilità, sono sempre eterattributivi, la responsabilità, la colpa è sempre tua. Sono tutti questi modi in cui il narcisista ti vincula. Tu devi farti vedere sicura di te, impegnata, devi frequentare delle persone, degli amici, sia online sia offline. Senza questa persona non ti devi rendere disponibile, inizia a gestire la relazione dandogli delle buche, una dopo l'altra, criticalo, inizia tu a criticarlo su piccole cose, per levarti dei coglioni, imponi la conversazione, usa le sue stesse armi, usa anche tu il silenzio punitivo, un altro punto molto importante, usa anche tu il silenzio punitivo, perché questo ti darà dei grandi vantaggi, ti darà dei grandi risultati, no? Salutiamo anche Alessandra. E questo è un punto fondamentale, no? E ovviamente la società attuale propone diversi modelli che sono di fatto modelli narcisistici, no? E quindi dobbiamo imparare anche a difenderci da questa tipologia di modelli narcisistici. Bene, detto questo, metti un like e iscriviti al canale, attiva la campanella e non farti vincolare dal narcisista, non farti vincolare.